Eccoci qua, bentornati. Dopo i fondamenti del Fibro Fitness andiamo avanti con il nostro percorso. Vi presento Ciao Monica. a tutti, ciao E Michele. Monica ci aiuterà durante i nostri workout perché Monica si è specializzata in un fitness molto tecnico, ok? Quindi Sì, cercheremo di introdurre nella routine di mobility degli esercizi di fitness, però visti in maniera molto tecnica, perché attraverso la perfezione del gesto tecnico si riesce a costruire i muscoli in maniera equilibrata. ecco, in questo modo che cosa facciamo? Evitiamo il sovraccarico muscolare, evitiamo il fomentare delle contratture, evitiamo i fastidiosi dolori che uno può avere dopo l'allenamento, perché sappiamo che avendo fibromialgia e dolori cronici, queste situazioni possono portarci anche a spiacevoli episodi, no? Di dolore e farmaci. E questo succede anche a chi non soffre di fibromialgia, che deve appunto curare molto la perfezione del gesto e la progressione del peso in maniera individuale proprio per evitare infortuni. E mi chiederete perché ho portato Monica all'interno della piattaforma? Perché proprio lei? Perché Monica aveva dei problemi posturali, Eh giusto? sì, grazie a Michele sono riuscita a risolvere delle contratture molto importanti, soprattutto per l'uso continuativo del computer e per allenamenti troppo pesanti. Quindi grazie a lui sono riuscita a riequilibrare la postura e grazie al fitness sono riuscita a dare un tocco in più alla struttura fisica. Quindi le cose vanno bene insieme. Sì, infatti abbiamo unito, come vi ho già detto nei fondamenti o nei miei canali, anche YouTube, abbiamo unito il fitness alla mobility, cioè alla rifunzionalizzazione dei tessuti, ok? Perché noi non possiamo, avendo fibromialgia e dolori cronici, fare solo fitness normale, per così dire, ma dobbiamo anche mantenere il tono muscolare basso, dobbiamo eliminare le contratture se andiamo a focalizzarci troppo sul muscolo e il muscolo diventa troppo duro, insomma, tutta delle serie di cose che andremo analizzare Anche nei. evitare infiammazioni, soprattutto, no? Esatto, che il corpo Tenere. si infiammi, tenere basso un po' il livello, no? Di infiammazione, di lavoro muscolare. E per questo inseriremo una progressione specifica in modo da aumentare il peso, ma in maniera graduale e individuale, e sempre inserendo gli esercizi di fitness all'interno del programma di mobility. Ecco, quindi sapete già, ve l'ho sempre detto, che noi facciamo un fitness diverso perché se avete fibromialgia, dolori cronici, dovete assolutamente fare cose speciali per il vostro problema, specializzate, deve essere un fitness proprio ad hoc per le nostre problematiche, ma sappiamo che questo può anche portare un vantaggio per i professionisti o la gente che fa sport che non ha Eh sì, fibromialgia, perché l'infortunio è sempre un agguato, no? bisogna stare molto Esatto. attenti. Esatto, quindi questo programma viene bene sia agli sportivi che non hanno fibro, ma è disegnato ovviamente perché siamo qua su FibroStop per le persone che hanno dolori cronici. Quindi non vi spaventate se fuori vedete altri programmi di fitness con altre modalità di insegnamento, perché abbiamo disegnato questo modo proprio di disegnare il fitness proprio per noi, per me che ho la fibro e per tutti voi. Quindi ad hoc per le vostre problematiche, per non farvi male e avere quella tonificazione di cui avete bisogno. Io penso che adesso vi salutiamo e andiamo subito alla prima lezione. Grazie Michele, buon lavoro a tutti! Ciao!